momenti di studio, di preoccupazioni eccessive, di errori banali, ma al primo affondo la Juventus passa in vantaggio con Conte sugli sviluppi di una punizione di Baggio. Nella ripetizione ci pare evidente la leggerezza commessa dalla difesa torinista che favorisce la botta del centrocampista della Juventus, 1-0. La replica della squadra di Mondonico è immediata, al 13° arriva il pareggio di Daniele Fortunato che trova lo spazio in una difesa juventina apparsa morbida nella circostanza. È comunque da apprezzare la scelta di tempo di Fortunato che batte così Peruzzi, 1-1. Al 21° c'è un bel intervento di Galli che si oppone alla punizione calciata da Ravanelli e deviata dal corpo di Daniele Fortunato. La Juventus cresce un minuto più tardi, esattamente al 22°, Müller va via a Mussi sulla sinistra e con Galli a coprire il primo palo cerca Dino Baggio al centro, ma sbroglia Daniele Fortunato. Visto che è andata bene una volta, perché non riprovarci? Conte si improvvisa fromboliere e impegna Galli in una deviazione non certo agevole. L'intervento del portiere merita di essere rivisto. Dal calcio d'angolo nasce il raddoppio della Juventus, siglato da Müller che batte con una buona scelta di tempo sia Galli che Fusi appostato sul primo palo. Nel replay vediamo il traversone e il colpo di testa del tedesco che fa 2-1. Anche stavolta il Torino denuncia disagio nella posizione di inseguitore, ci prova Annoni ma Köhler devia in angolo. Questione di minuti comunque perché al 37° il Torino pareggia. Azione prepotente di Sergio e destro maligno che beffa Peruzzi. Rivediamo anche il 2-2 Granata segnato da Sergio, uno dei migliori in campo. E siamo alla ripresa. Il secondo tempo si apre con un affondo di Sergio che chiama Silenzi a fare da torre per la conclusione di Carbone, puntuale ma imprecisa. Al 20° Mondonico richiama Carbone e presenta Osio. All'inizio di ripresa Trapattoni aveva sostituito Andrea Fortunato con Marocchi. Proprio Osio, servito da Sergio, si costruisce una palla gol al 23°, ma a tu per tu con Peruzzi sbaglia in modo clamoroso. Al 27° torna ad essere protagonista Roberto Baggio, bellissimo il triangolo in velocità con Ravanelli e pronta la conclusione che sfiora il palo. Brivido per i Granata al 33°, un tiro di Dino Baggio schizza davanti a Galli che rimedia in angolo. Un minuto dopo la Juventus passa, Di Livio va via a Sergio e mette al centro dalla linea di fondo. Lo stacco di Köhler non trova ostacoli, l'impatto con il pallone è potente e la Juventus torna in vantaggio, 3-2. A 5 minuti dal termine il Toro ha la palla buona per pareggiare ma Silenzi manda a lato dopo aver bruciato in elevazione anche Julio César. Niente da fare e vittoria alla Juventus. Possiamo tornare in studio per un derby che tutti vorrebbero vedere naturalmente. Certo qualcosa da ridire ci sarebbe soprattutto sulla qualità del gioco, ma insomma 5 gol mettono tutti d'accordo se non altro sotto il profilo del divertimento perché il risultato è maturato attraverso intense emozioni favorite peraltro da alcune leggerezze. Vittoria alla Juventus, ma le due squadre a mio avviso si sono equivalse con due giocatori che ci sono sembrati per motivi diversi su un piano più elevato rispetto agli altri. Parliamo dello juventino Conte, encomiabile per il dinamismo, e del Granata Daniele Fortunato, eccellente per senso tattico, sempre pronto tanto in difesa quanto nella proiezione offensiva. Ma vanno ricordate anche le prestazioni di Köhler e Sergio, davvero molto bravi. La Juventus ha vinto grazie a quel colpo di testa di Köhler, ma non bisogna dimenticare l'occasione d'oro di Osio sul punteggio di 2-2. Vedo ora pronto Franco Costa negli spogliatoi delle Alpi, a lui cedo la linea anche perché dovrebbe essere in compagnia di un paio di ospiti, così Franco? Sì, sono con i due allenatori che ringrazio per essere intervenuti. Cominciamo dall'ospite, ecco, Emiliano Mondonico, dimentichi di essere la Domenica Sportiva, dica quello che pensa per aver perso un derby simile. Ma noi penso che era importante fare la nostra gara, tentare di vincerla. Penso che siamo stati costretti due volte a rincorrere, abbiamo rincorso bene, poi ci è capitato l'occasione per farci rincorrere, l'abbiamo mancata, è stato bravo sia Giulio Cesare che Peruzzi a chiudere lo specchio della porta, poi dopo loro sull'ennesimo traversone hanno trovato il 3-2 e noi abbiamo avuto ancora la palla per pareggiare, ma molto di mente non era serata. Ultima cosa, deluso? No, di fronte a queste gare, quando sai che i tuoi ragazzi hanno dato il massimo, non puoi assolutamente essere deluso perché ci sono anche gli avversari. Grazie Mondonico, lo lasciamo ai colleghi. Allora, Gianni Trapattoni, vittoria del derby importante per la classifica. Mi pare che abbia dimostrato anche che, almeno questa sera, la Juventus non è Baggio dipendente. È stato uno scontro fra uomini. Sì. Naturalmente compreso Baggio, non vorrei cadere nell'equivoco, però è stata una gara dura. Ma certamente, Baggio aveva un osso duro come Annoni, non era facile
così svincolarsi da questa marcatura ferra che sa fare Annoni. Però direi che è stata una bella gara, sono relativamente d'accordo con Maffei. È stata una gara non solo agonistica ma anche di capovolgimenti di fronte. Sicuramente sono d'accordo che è stata una gara molto equilibrata, però direi che nel computo delle conclusioni a rete sicuramente abbiamo avuto più di un'opportunità noi con delle conclusioni, anche magari da distanza. E va detto che due volte in vantaggio più il terzo gol, tutto sommato ha vinto la squadra che ha realizzato con le occasioni che ha avuto. In 10 secondi, era importante non perdere terreno da Milan, Parma e Sampdoria oggi? Sì, però era importante anche dimostrare ciò che abbiamo dimostrato. Ho appena sottolineato ai vostri colleghi come quest'anno noi più volte in svantaggio abbiamo recuperato dimostrando oramai un equilibrio psicologico e nervoso, e oggi pur essendo stati raggiunti su una partita così delicata dopo un martedì proveniente dalla Russia su un fango estremamente pesante, e abbiamo reagito ancora alla grande volendo questa vittoria. Credo che questo sia molto più importante anche del risultato e della classifica. Grazie a Travaltoni. Franco, adesso... Franco, mi senti? Sì, sì, sì. Vieni un attimo Giovanni ancora, perché abbiamo un episodio alla Moviola, mi pare, ecco, che Zuccalà e Vitaletti ci fanno vedere. Va bene, intanto passerei il microfono a Sandro Ciotti, perché è sceso adesso dalla cabina radio. Lui ogni domenica, la domenica sportiva, propone qualcosa che ha visto, in particolare un'interpretazione della partita, di questo derby. Sandro Ciotti. È un'interpretazione tutto sommato scontata, doveva essere la partita dei grandi astri, dei grandi campioni. Era stata la vigilia illustrata in maniera simpatica, addirittura la possibilità di un grande confronto spettacolare tra Silenzi e Roberto Baggio. E invece è stata tutto sommato la partita, non diciamo dei gregari, ma dei giocatori di seconda schiera. Mi riferisco ai Conte e ai Torricelli per quanto riguarda la formazione dei Trapattoni, e a Daniele Fortunato e Sergio per quanto riguarda i Granate. Non so se questo sia un segnale positivo o no. Io continuo a essere del parere che un Viali alla Juventus fa sempre molto comodo, così come fa comodo al Torino Aguilera e Francescoli. Che facciamo? Ecco, il microfono a Costa, perché mi pare che Pizzo voglia mostrare un episodio a Moviola a Trapattoni. Sì, sono già attirati Zuccalà e Vitaletti. La Juventus ha protestato per un intervento di Giovanni Galli su Ravanelli. Vediamo subito le immagini, vedete che c'è Ravanelli lanciato. Giovanni Galli esce col piede così allungato in avanti e colpisce Ravanelli, che protesta. Ma rivediamo attentamente l'azione. L'intervento di Giovanni Galli probabilmente mirava a cogliere il pallone, senz'altro, ma di fatto prende la gamba di Ravanelli. Ecco, un episodio capitato subito dopo il primo pareggio del Torino. Giovanni, Trapattoni, cosa dici? Era rigore o no? Beh, guarda, ho appena detto ai vostri colleghi che è difficile valutare ed era difficile per l'arbitro. Visto così sembra rigore, però l'arbitro era molto vicino e non l'ha dato. Ravanelli ha reclamato e al fine del primo tempo ha giurato che era rigore, che hanno preso la sua gamba, quindi... È andata bene lo stesso, va, per te Giovanni, no? Sì, beh, insomma, queste cose in una stagione arrivano e vanno, quindi, però è molto importante invece tutto ciò che si è visto durante la gara.